600 pratiche rimborsate per un valore di 17 milioni di euro. Crescono sulla piattaforma Sfinge le domande presentate dai privati. Lo ha sottolineato il commissario straordinario Figliuolo in una conferenza stampa al termine di un incontro con le amministrazioni locali per fissare le nuove tempistiche della ricostruzione in Romagna. Figliuolo ha annunciato 10 nuove ordinanze per favorire i lavori di privati e amministrazioni pubbliche dopo l'alluvione. Fra queste anche l'ordinanza legata ai beni mobili e al tanto discusso massimale da 6.000 euro e l'ordinanza per consentire il credito d'imposta mediante il quale finanziare una parte degli interventi. I piani speciali invece per la messa in sicurezza del territorio dovrebbero essere pronti a settembre, dovevano arrivare a fine giugno. L'obiettivo è già avere nel 2025 a bilancio una quota per avviare la progettazione dei piani. Abbiamo tracciato, come detto, quali sono e quali saranno le vie da percorrere. Sostanzialmente sono in via di chiusura, finalizzazione, ulteriori 10 ordinanze che vanno dalle ulteriori urgenti necessità sul territorio, interventi urgenti a beni mobili, l'ordinanza che diciamo sulla base della norma che ho fortemente voluto e che ringrazio il governo di aver approvato, diciamo, dà la possibilità molto più veloce di assumere personale a favore proprio degli enti locali, e poi l'ordinanza PNRR fino poi ad arrivare ai piani speciali che porteremo diciamo verso settembre saranno pronti per essere finalizzati. Sostanzialmente è un percorso che ci vede impegnati sempre, noi continuiamo le nostre attività e anche sul fronte della ricostruzione privata ho notato in quest'ultimo periodo un incremento delle domande, e questo, diciamo, mi fa piacere, mi fa ben sperare, vuol dire che sia i cittadini ma soprattutto i periti stanno prendendo maggior confidenza con le ordinanze. Di fatto siamo arrivati a circa 600 pratiche concluse, che sono quasi il 40% di quelle che sono in istruzione e che danno, diciamo, un volume finanziario di 17,2 milioni di euro, di cui la metà erogati. Quindi diciamo che anche su questa ricostruzione le attività stanno continuando, e chiaramente quello che è l'auspicio è che nei prossimi mesi queste domande possano incrementare. Per ciò che riguarda il credito d'imposta, lo stiamo finalizzando. Sostanzialmente ho già avuto comunicazione della disponibilità per la struttura commissariale dei 700 milioni di euro, così come io avevo già indicato negli altri punti stampa che l'hanno avuto. Quindi la disponibilità c'è in questo momento per la ricostruzione privata. Il commissario ha a disposizione circa 1 miliardo e 900 milioni di euro. In conferenza stampa è stato fatto notare a Figliuolo come l'alluvione sarà un tema centrale della campagna elettorale per la regione Emilia-Romagna. Secondo me sarebbe bene non mettere un tema del genere nella campagna elettorale, ma mettere le energie per tutti insieme fare bene quello che stiamo facendo a favore dei cittadini. Questa è la mia risposta. Il commissario ha quindi commentato le recenti polemiche riguardanti il voto in commissione parlamentare che ha fissato il massimale di 6.000 euro per il rimborso dei beni mobili. Le posso dire, prima c'era zero, adesso c'è 6.000, poi porte potrebbero rimanere aperte, non lo so. In questo momento c'è un criterio di prudenza legato che il MEF ha posto, legato alla mancata perimetrazione di quello che può essere il danno totale. Quindi c'è un criterio di prudenza che ha portato il governo a decidere 6.000 euro. Poi, ripeto, prima era zero, ora c'è 6.000, però noi rimborsiamo tutti i danni che vengono perimetrati, ovviamente.